la grande dopo un inizio incerto. Soprattutto mi aspettavo che la Germania andasse in gol più rapidamente, invece hanno fatto gol subito primo dell'intervallo con una papera del portiere. Comunque dopo la Germania, con la forza fisica, sono uscita alla grande, anche che questo gol è un po' di fortuna. Gol di Rummenigge. Rummenigge è sempre qua. Quindi è una Germania che ti ha lasciato comunque delle perplessità nonostante questi 5 gol, una Germania che forse ha ancora dei problemi e che dovrà un po' giocarsi la qualificazione il 16 novembre prossimo contro un'Irlanda del Nord che non parte sulla carta battuta. Io penso che la Germania è una delle più belle squadre che ci sono in Europa, cambiano sempre i giocatori e sono sempre qua alla fine, escono anche loro. Sono giocando male l'ultimo campionato del mondo, sono andato in finale. Quindi è una grande potenza calcistica. Ecco, vediamo uno dei nuovi astri, questo Völler, come lo giudichi? Völler ha fatto 2 gol l'altra volta del destro, adesso ha messo una bomba con sinistro, è uno completo che è stato capocannoniere in Germania, quando si sa che in Germania sono le Rummenigge che hanno le Ubrecht, e di fare un gol così e essere capocannoniere è bello, anche questo gol di Stili che non piace tanto ai giocatori italiani, perché è un po', non piacciono i giocatori italiani, ha fatto un bel gol comunque. Un altro grosso giocatore, questo Stili, che di temperamento, tra l'altro proprio contro di voi dimostrò di avere una grinta eccezionale al campionato del mondo. Sì, mi ha fatto penso di piangere quando ha sbagliato il rigore, guardava se gli altri facevano gol, questo mi ha deluso molto. Anche i turchi vanno in gol con Hasan, è il gol della bandiera, ma al 75esimo ci sarà poi il gol definitivo di Karl-Heinz Rummenigge che sanziona questo 5-1 che rilancia la Germania a pieno regime verso la conquista della vittoria nel girone, quindi verso le finali di Francia. Ecco, vediamo l'occasione che propizierà il rigore per i tedeschi. L'atterramento è piuttosto netto, l'arbitro non ha esitazioni, Rummenigge trasforma dal dischetto ed è il 5-1 per la Germania. Soddisfazione di Karl-Heinz Rummenigge che vediamo spiazzare il portiere che si era mosso forse un attimino prima.